Care amiche ed amici, eccomi di nuovo tra voi in un nuovo video, il vostro Santin Chan, che come sempre parlerà del bi e del ba. Beh, vado avanti con le mie letture. Vado avanti aspettando che voi mi suggeriaste degli argomenti. Ieri ho caricato un video parlando sempre del più e del meno e già lo hanno visto in 12 persone. Alcuni miei video in 4 mesi li hanno visti 2000 volte, altri in un anno e mezzo 10 volte. Quindi che già in un giorno un video l'abbiano visto 12 volte sta ancora in un promedio buono, non promette male. Oggi è passato il giorno, del resto adesso sono, voglio avere conferma da un apparato preciso, perché gli altri orologi sono le 18:11 di martedì 12 agosto 2014. È spuntato il sole di nuovo, ma faranno 8 gradi, forse meno. Tremendo. E fa un freddo, soprattutto un vento uggioso. E allora che faccio? Beh, faccio merenda. Ma prima faccio un video. Infatti vi ringrazio a tutte e tutti voi per seguirmi e per apprezzare i miei sforzi di creare contenuti da condividere con tutte e tutti voi che mi seguite, ma anche con tutti quelli che li troveranno in internet, i miei contenuti, che si divertono, perché ho ricevuto molti commentari positivi. Nogra Music, il nostro amico Nogra Music, mi chiede perché non parli della musica. Beh, vorrei tanto farlo, e lui mi consiglia giustamente: non è necessario che metti delle tracce audio, delle piste audio, basta soltanto che parli. Beh, dovrei parlare della musica soprattutto che ascoltavo da giovane, da bambino e da giovane, negli anni 70 ed 80. Di musica italiana non ne ascoltai molta, e poi io non avevo l'abitudine di ascoltare la musica contemporanea. Infatti iniziai a comprare musica orientandomi per le copertine delle cassette di musica. Più che altro mi colpì molto Wish You Were Here, poi un altro è The Dark Side of the Moon, ma di musica nostrana ho ascoltato, anche se sono state delle eccezioni, perché io non andavo per genere: rock, musica italiana, heavy metal, ascoltavo solo quello che mi chiamava l'attenzione. Difficilmente mi piegavo alle mode, e poi ciò che ritenevo mi piaceva. Allora, un'eccezione è stata Lucio Dalla, che io l'ho ascoltato soprattutto perché una nota marca di fettine, quando raccoglievi i punti, prima ti regolava i personaggi di Guerre Stellari, i pupazzetti, negli anni 80, no? E poi ti regalava le cassette di Lucio Dalla. E allora io così ne ebbi 3 o 4. Dall'America Russo, no, quella mi sembra che me la comprò mia madre. Però ecco, così ho ascoltato 3 cassette di Lucio Dalla, che poi erano edizioni, mi sembra, speciali, che le vendevano nei negozi, ma erano quelle che ti davano le fetine. E non so se i pupazzetti di Guerre Stellari siano invece venuti con dei biscotti che erano Areossi, che era la novità del momento. Vabbè, ma sono dettagli.
Quindi Lucio Dalla è uno dei pochi cantautori italiani che io abbia ascoltato. Poi i Righeira. Lo tengo di nero, oh, la no no no. Che dico, c'è bisogno di essere un genio in Italia per cantare Lo tengo di nero. Adesso poi ho ascoltato che con la deflazione tutto costa di meno. Mi piacerebbe essere in Italia in questo momento. Perché veramente quando io vivevo in Italia il nostro problema era all'opposto, cioè l'inflazione, e quindi le cose costavano sempre di più. Adesso, chiaro, sono arrivate a costare così tanto che non si vende più, e adesso il problema per chi sta in Italia, da una parte del banco, e avere i soldi, perché scarseggiano, per comprare quello che costa sempre di meno, dall'altra parte del bancone, e non fallire e quindi dover liquidare tutto. E poi c'è il problema di riapprovvigionarsi di merci che non si possono vendere a meno, cioè tu un cellulare lo devi liquidare perché la gente non ha più soldi e non te lo comprano neanche al 50%. Nuovo, e non di qualche anno, però tu come negoziante non puoi andare a dire: beh, io l'ho venduto al 50%, adesso lo stesso cellulare o uno nuovo migliore vendetemelo al 10%. No, tu lo compri sempre a quello che è il prezzo al maggiorista, al grossista, e poi non lo riesci a vendere al prezzo che dovrebbe essere il suo, ma lo devi vendere al 20-30%, e quindi non c'è negozio. Se io compro della pasta per vendere in un alimentari che deve costare 2 euro il chilo, ma la gente non arriva all'euro, ecco, e io devo vendere 4 chili al prezzo di uno, poi che faccio? Vado dalla Barilla e gli dico: io vendo in liquidazione, tu anche vendi in liquidazione, e lui mi dice: no, io continuo a produrre, vendo anche più caro, ma ai cinesi che sono milionari adesso. E quindi in Italia non si mangerà più la pasta Barilla, devi andare in una sottomarca magari aperta dalle grandi marche che già vendono liquidato, però vendono liquidato perché una chiavica di pasta. E quindi ecco, c'è questa anomalia che finalmente in Italia abbiamo per la prima volta la deflazione, che c'è sempre stata inflazione, ma non deflazione. La deflazione distrugge l'economia più dell'inflazione. Infatti, se tu hai un negozio di cellulari, magari l'inflazione lievita i prezzi, tu non riesci a vendere e chiudi, però c'è la garanzia che se non vendi e sopravvivi in qualche modo, quando la gente potrà di nuovo spendere, tu prendi gli stessi cellulari, li vendi al loro prezzo. Invece con la deflazione la gente non compra perché non ha soldi e i prezzi calano, quindi se tu vuoi vendere non è che prima o poi vendi i cellulari al loro prezzo, li devi vendere 4-5 volte di meno, alla quarta o quinta parte di meno, e quindi non recuperi i soldi, non puoi mettere da parte dei soldi, recuperare la, comprare altra merce. Con la inflazione sì, anzi ci guadagni, vendi di meno ma guadagni di più. Con la deflazione per guadagnare lo stesso devi vendere 3-4 volte di più, e poi non c'è il ricambio delle merci, perché vendi 4 giacche di cuoio al prezzo di una, poi la devi comprare in stoffa, l'unica giacca che puoi rimettere, e quindi no, non c'è convenienza. E quindi quando viene la deflazione, direttamente per evitare di dover chiudere per debiti, i negozianti che possono, che fanno? Fanno, vendono tutte le loro merci agli outlet, se stanno in affitto se ne vanno, in pratica dismette un'attività commerciale. E io vorrei sapere da tutte e tutti voi le cose come stanno a Casal Palocco. Io ho fatto molti video cercando di comunicarmi con
gli amici e le amiche che avevo a Casalpalocco, nella 13ª circoscrizione di Roma. Però non mi ha risposto nessuno. Io sto in contatto con molte amiche ed amici che o vivono in un'altra parte d'Italia come me, sempre a Roma, o sono andati all'estero, come il mio amico Massimiliano, che fu compagno mio di scuola nella Gaspara Stampa dell'Azza, un quartiere residenziale vicino a Casalpalocco. Però nessuno mi ha risposto, perché appunto evidentemente di persone che continuino a vivere a Casalpalocco ce ne sono poche che mi conoscano. Le terrazze, le ginestre, le mimose, l'isola 46. Io ho fatto un video sperimentale, infatti il mio amico Nogra, che mi chiede di parlare di musica, mi ha detto: ma ti si vede troppo piccolo, che l'ultimo video, guardatelo, che io parlo anche di SARS, no, di parlo di questa cosa Ebola. E allora mi sono fatto una foto che sto col cellulare così, e ho fatto un ritaglio che si vede il mio video, l'ho fatto ieri. E non so, io cerco di sperimentare nuovi moduli espressivi, estetici. Come avrete potuto notare, c'è un taglio estetico con i video precedenti, che forse da 1 o 2 mesi che continuo a girare vestito con la stessa camicia e basta, solo con la camicia. Adesso qua, siccome fa molto freddo, mi sono cambiato di camicia e di canottiera. Adesso sto con una verdina, ma che è estiva, l'altra era da pesca ed era invernale, credo era più pesante, e mi sono messo questo golfino rosso perché io tendo a mettermi le stesse cose per molto tempo, 1, 2 mesi, 3 mesi. Non sono tanto di cambiarmi cose, perché tanto poi si ammucchia un mucchio di cose da lavare, e per stirarle voglio vedere. Quindi adesso mi vedete bello cambiato. Non so se domani farò un video se uscirò cambiato oppure allo stesso modo. Beh, come dire, mi devo organizzare per parlare di musica, perché mi vengono in mente i Righeira, i Police, Consegnata, Mondata e altri titoli che non si capiva che significavano. I Pink Floyd mi sono sempre molto piaciuti, Uma Guma, Atom Heart Model, i Righeira, dicevo, Lucio Dalla, Vasco Rossi, soprattutto le prime canzoni molto belle, poi musica classica, musica tibetana, buddista. Saluto la mia amica Marina Pandolfi di Messina, saluto la mia amica anche Carla Frecero e Giussi Mazzom e Eda Klein, che era la traduttrice nell'Istituto di Studi Buddhisti Samantha Badra, che frequentai nella circolazione Gianni Colenzi al numero 100, quando insegnava il nostro maestro, il venerabile lama Sonam Geshe Chanchub, che è deceduto nel 2009, anno in cui per disgrazia mi è anche morto il mio canarino. No, sempre di più vedo che devo scrivermi un testo per raggruppare le idee, perché se no c'ho l'istinto di registrare e poi buonanotte al secchio. Però a volte parlo di più, come ieri, e a volte parlo di meno.
ma non importa, perché per me l'importante è esprimermi e rimanere in contatto con voi. Poi vi devo ringraziare perché le audizioni del canale aumentano molto. Qua ne tengo registro, come potete vedere, data incremento e visioni 6-8 visioni 46.953 del canale, incremento 135 visioni. Il 7-8 è aumentate le visioni del canale a 47.106, incremento 153. Quindi c'è un promedio di 150, ma oggi, ah no, ieri 11-8 la mattina 47.556 visioni, 168 visioni in più. Il pomeriggio dopo pranzo 11-8 47.774 visioni, cioè altre 218. In pratica l'11-8 ci sono state 386 visioni in più del canale. Il 25-6 le visioni del canale erano, anzi no, il 4-6 vi dico, il 4-6 le visioni del canale erano 36.574, 36.574 il 4-6. Oggi la mattina 12-8 47.927, quindi da il 4-6 36.574 a oggi 12-8 47.927, quindi quasi 11.000 o 12.000 visioni in più dal 4-6 al 12-8 in due mesi, quindi 12.000 visioni in più, più o meno. Quindi 5.000 visioni, 6.000 visioni in più al mese nel canale. Per questi risultati che raggiungiamo insieme nel nostro canale, vi devo ringraziare a tutte e tutti voi per darmi così tanta stima e fiducia ogni giorno e darmi gli incentivi per filmare i nostri video, i vostri video che sentite i vostri. E so che ho un pubblico che mi ama e che apprezza tutto quello che faccio, perché sa che io lo faccio soltanto per dare qualcosa di mio, per esprimermi, per esteriorizzare qualcosa. E quindi vi amo, grazie di seguirmi, ma soprattutto vorrei avere delle video risposte e dei video commentari. Mettete il link del video che registrate come risposta, che apparirà come titolo, io faccio clic e vedo il video. Ma poi soprattutto mi piacerebbe che voi vi filmaste parlando di ciò che vi interessa di più nella vita, facendomi delle domande e spiegando delle cose. Caricatelo in Common Creative, così che poi io col titolo del vostro video posso cercarlo nell'editore di YouTube, caricando il mio video di risposta e mettendo davanti al mio video il vostro video nel quale fate domande e parlate di quello che vi interessa. Poi edito il video e così risulta un tutt'uno: le vostre domande, i vostri ragionamenti e le mie risposte e le mie considerazioni. E se farete anche dei gesti tipo niente popò di meno che, o niente cocò di meno che, oppure accattatevillo, magari vi prende 10 secondi fare un filmato così, no? Io lo potrò mettere, perché il mio slogan di quando faccio la rubrica letteraria, niente cocò di meno che, ho l'onore di presentarvi, oppure di un libro, accattatevillo. E quindi io, se voi fate così anche in gruppo, in tante persone,
e poi lo caricate in Common Creative, non importa che duri 10 secondi o un minuto. Io poi lo metto in conclusione o all'inizio del mio video che parlo dei libri. Però fate cose creative e fate dei video, caricateli in Common Creative facendomi delle domande, perché io sappia che l'avete. Ho dovuto cancellare dei video nella filmatrice perché non c'era più spazio, perché nel disco rigido di 16 gigabit, perché io poi sappia che voi avete caricato un video facendomi delle domande, parlando di temi, e perché io lo posso usare in Common Creative con l'editore di YouTube, prendete, a parte, scrivetemi una risposta nel video a cui mi volete fare delle domande, prendete lì il link del video che avete caricato e messo in Common Creative e mettetelo nella risposta, così io vedo che c'è una risposta con un link a un video. E poi metto quel titolo del video nell'editore di YouTube per cercarlo in Common Creative. Quindi adesso vi lascio, perché sennò viene un video troppo pesante, però volevo dargli una conclusione, per quello ho cancellato parte della memoria della filmatrice, perché sennò si fa troppo tardi. Sono le 6:30 e 32, e poi viene un video troppo pesante da editare. Questi erano soltanto dei saluti e delle considerazioni. Allora vi lascio, grazie per seguirmi, grazie del vostro appoggio, continuerò a girare anche video migliori, ci risentiamo, e poi non è vero che tutti gli youtuber che hanno successo non ti filano neanche di striscio. Io metto il like, commento i video, lo sa il nostro amico Pietro Trevisan, e se posso aiutare qualcuno lo faccio, e voi fate altrettanto, mettete i like nei miei video, commentate i miei video, iscrivetevi al canale, che a me piace l'intercambio. Saluti a tutti, ciao dal vostro Santen Chan.